Cari amici di YouTube, benvenuti in questo mio nuovo video. Un momento, ma vedo doppio, vedo due panda. Beh, infatti sono due panda. Praticamente in questo video vi faccio vedere la nuova panda che è questa qui che vediamo davanti a me. Si tratta di una panda modello City Life ibrida che sostituisce il Doblò, come si può vedere, ibrid. L'abbiamo ritirata giovedì dal solito posto dove abbiamo preso sia il Doblò che questa panda, la Panero Auto. Per chi è di Torino come me sa dove si trova. Consiglio a tutti, se diciamo, questa concessionaria, che è veramente ottima come concessionaria. Ci siamo trovati veramente bene. E allora vediamo una veloce presentazione della nuova panda. Come si può vedere, rispetto all'altra ha qualcosina di diverso, è un pochettino più bassa ed è il modello ibrida. Motore però è sempre lo stesso. Come si può vedere, sono, diciamo, gemelle di colore. Vediamo un po' l'interno. La radio, che rispetto all'altra panda è un po' diversa, ma è veramente molto bella come display. Il portatelefono, questo qui. Una cosa che mi piace molto è sentire l'odore di nuovo, che è ancora molto ben fatto. Vediamo un po' di accendere la radio, però togliendo il volume perché non si sa mai. E qui possiamo vedere, allora, togliamo il volume perché se sentiamo una canzone poi YouTube potrebbe bloccarmi il video. Ok, ho dovuto togliere il volume perché non si sa mai. Qui abbiamo la radio, questo è il volume, regolazione volume, vedete, ovviamente è meglio che non vi faccia sentire nulla perché poi YouTube potrebbe bloccarmi il video. Media, connetti dispositivo, sì, perché possiamo connettere un telefono. Il telefono ovviamente non c'è nessun telefono connesso, come si può leggere. Le app, adesso in questi giorni cercherò di capire bene la radio, quindi vi faccio vedere una cosa un po' veloce. È ibrido, ecco, questa qui è la pagina dell'ibrido, consumo elettrico, consumo di energia. Questa è la macchina, adesso essendo ferma non si vede nulla.
impostazioni, display, audio, la bussola, siamo a sud-est. Bluetooth, selezione supporto, USB o Bluetooth. Qui audio disattivato, audio riattivato. Questo qui non so cosa serve. Allora, qui abbiamo l'attacco per la chiavetta USB. Adesso non so dove sia finita, ma comunque per sicurezza non la metto perché sennò poi si sente qualche canzone. Come sapete, YouTube poi fa storie. Spegnimento radio. Possiamo uscire. Va bene, adesso in questi giorni vedremo di scoprire altre cose su questa nuova macchinina. Io intanto vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti e statemi bene.